Aquí con nosotros Antonio Florio, voy a presentarle brevemente y comenzamos con, con, con la charla, con el debate. Estudia violonchelo y piano en el Conservatorio de Bari y después estudia composición con Ino Rota y Francesco Dávalos y se interesa por la interpretación del repertorio barroco con instrumentos originales. En el 87 funda la Capela de Turquini. Con la que se dedica por igual a la investigación musicológica y a la actividad concertística, centrada en la recuperación e interpretación del repertorio napolitano de los siglos XVII y XVIII. Y entre las obras eh, rescatadas destacan, entre muchísimas eh, otras, La Colomba Ferita, de Francesco Provenzale, Il Schiavo di Sua Moglie, del mismo compositor, La Durazione de Maggi, de Caresana o el Disperato Inocente de Francesco Boerio, eh, todas ellas eh, grabadas en diferentes sellos discográficos, como son Sinfonía, Opus 111, Elocuentia, Glosa y Naif. Entre 1998 y 2009 es director artístico del Centro de Música Antigua Pietà de y de Nápoles, eh, fundado en 1997 y dedicado a la producción, difusión investigación, formación, interpretación y edición de la música de estos siglos. Ha recibido numerosos galordones, como el primer premio a la difusión de música antigua del Mediterráneo en 2007, y en la actualidad es profesor titular de música de cámara en el Conservatorio de San Pietro, a Mayela, en Nápoles. Eh, si tiene seguro alguna cuestión que añadir, le cedo la palabra. Che mh, si effettua appunto al Conservatorio. Io nasco come insegnante di musica da camera. Eh, negli ultimi anni eh, questo corso si è trasformato in, in un corso universitario eh, dedicato eh, soprattutto al, ehm, allo studio dello stile eh, del canto barocco ehm, ed è un, un corso, devo dire, eh, abbastanza affollato. Ehm, dove sono da dove sono venute fuori diverse voci eh, che adesso sono diciamo, eh, in grande carriera, come Maria Grazia Schiavo e altre cantanti. So, questo corso è un corso biennale e, e quest'anno c'è una particolarità, uh, non essendo più effettivamente nel centro di musica, antica, di musica antica, che peraltro ho fondato io, ma da due anni... Eh, siamo con un'altra associazione che si chiamano I Turchini di Antonio Florio da me fondata. Ehm, adesso, eh, diciamo, il nostro lavoro a Napoli si svolge mh, con un'associazione concertistica di, diciamo, la più importante che c'è a Napoli, che si chiama Associazione Alessandro Scarlatti. e In seno a questa organizzazione, oltre ai concerti ai Turchini, c'è un, un nuovo. Ehm, una nuova istituzione che si chiama Scarlatti Lab, e che è in effetti un ciclo di concerti dedicato ai giovani e soprattutto a, dedicato ai cantanti che eh, eh, lavorano in questo biennio universitario della mia classe. Quindi, questa è un po' costruita un po' come le Jardin de Voix eh, dell'Esar Florissant. y eh, es eh, un primer ejemplo en este sentido eh, que se si hace, digamos, en eh, Italia. Me gustaría comenzar con una primera pregunta y es eh, saber cómo uno siendo intérprete, he dicho antes que usted estudió violonchelo, eh, decide tomar la iniciativa de fundar un grupo en una edad, eh, en una en una fecha, perdón, relativamente temprana en lo que a eh, música historicista o interpretación con criterios historicistas se refiere en el 87 decía cómo eh, da el paso de ser intérprete a decir voy a fundar voy a hacer un grupo y encima vamos a interpretar un repertorio que no se ha tocado nunca sí dunque yo o una preparación eh, académica si podemos decir así eh, yo he estudiado violoncello moderno al conservatorio, mi sono diplomato sono diplomato anche pianoforte e sono diplomato in composizione eh, naturalmente eh, ho avuto la fortuna di avere un personaggio come Nino Rota che ha, diciamo, in qualche modo sorvegliato eh, diciamo, i miei studi eh, da quando avevo 13-14 anni e mentre eh, sviluppavo i, i, e portavo a termine questi corsi di violoncello di pianoforte e di composizione Chiedevo spesso a Nino Rota: eh, ma insomma, io sono violoncellista, pianista e compositore, ma che cosa farò da grande? <ride> insomma, questa era eh, diciamo, la domanda che facevo. Nello stesso tempo, io mi interessavo molto alla musica antica e all'epoca in Italia non c'era assolutamente nulla. Quindi mi ricordo che quando Rota tornava da, dai viaggi, non so, in Germania o. O diciamo, nei paesi fiamminghi dove questo repertorio era già eh, entrato nei conservatori, mi portava ehm, eh, facsimili, libri. Quindi, una volta diciamo, terminati gli studi classici, ho cominciato il violoncello barocco, eh, il cembalo e ho cominciato a lavorare in gruppi e abbiamo cominciato tutti insieme con. Eh, interpreti che adesso diciamo sono di chiara fama e parlo di eh, Rinaldo Alessandrini soprattutto eh, Fabio Biondi Enrico Gatti Paolo Pandolfo insomma eravamo più o meno tutti della stessa generazione abbiamo cominciato insieme fino al punto che poi ognuno ha preso la sua strada e quindi ha fondato il suo gruppo ecco il mio è, sono stati i turchini e, e gli altri hanno Proseguito per la loro strada. Il problema del repertorio è stato che, ehm, siccome io insegnavo eh, a Napoli, al Conservatorio, e a Napoli c'è una delle più grandi e più straordinarie biblioteche del mondo di musica, se si pensa che, si pensa che lì eh, ci sono manoscritti celeberrimi come eh, l'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, la versione napoletana, oppure il Quartetto di Verdi o tutte le opere di Rossini, Donizetti, ma soprattutto eh, tutto il repertorio del 6-700 napoletano. Quindi mh, non c'era all'epoca un gruppo che si interessava di questo repertorio in termini, diciamo con questa brutta parola che si chiama filologia... E ehm, abbiamo eh, quindi mh, cominciato in seno alla mia classe di musica da camera con i cantanti che erano interessati a questo repertorio. Quindi tutto è cominciato molto eh, gradualmente, fino poi al, al 1987-88, in cui il gruppo si è eh, stabilizzato e, naturalmente, molta gente è cambiata. Molti invece sono rimasti, come uno dei cofondatori che è Giuseppe De Vittorio. Me gustaría hacer un pequeño inciso para que nos hablara brevemente de su relación con Nino Rota, dado que bueno este año precisamente celebramos el centenario de su nacimiento, compositor de bandas sonoras tan extraordinarias como de la película pues Amarcore, La Estrada, que todos hemos todos hemos visto. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue su relación personal y bueno que nos hable de aquellas clases con él. Sí, dunque. Eh... Eh, Nino Rota era una persona eh, straordinaria, forse la persona più straordinaria che ho conosciuto nella mia vita, era un uomo di una cultura eh, strepitosa, devo dire, lui parlava perfettamente latino e greco antico, oltre 7-8 lingue e la sua casa era una casa costruita con i libri. Il suo comodino vicino al letto era una pila di libri. Ed era un personaggio molto, molto particolare, ehm, con un carattere particolarissimo. E mi ricordo, naturalmente, ho conosciuto bene anche Federico Fellini, eh, che era, eh, era sempre a casa sua, quindi, anzi, ho rischiato anche di essere un uh, protagonista in un film che poi fu l'ultimo film che uh, Nino Rota. Uh, Uh, con cui diciamo che Nino Rota scrisse le musiche ed era prova d'orchestra. Quindi mi ricordo che Fellini faceva queste interviste a tutti i musicisti insieme a Nino Rota per captare un po' dei tic, delle, um, diciamo delle manie che sono tipiche così, dei musicisti. E mi propose di partecipare. Uh, io ero molto giovane. A, a questo film, io ero molto, eh, non ero molto convinto, devo dire. E mi ricordo che andai a Cinecittà con Nino Rota e Federico Fillini mi fece eh, mi accompagnò a una visita straordinaria in tutti diciamo, i set cinematografici di Cinecittà. E alla fine mi chiese se io veramente volevo partecipare a questo film. E io, stupidamente, forse dissi non lo so, credo di no. <ride> eh, subito dopo, purtroppo, morì Nino Rota, e, e posso dire che, appunto, Nino Rota mi ha accompagnato in maniera molto discreta, come se fosse un secondo padre. Eh, nello studio di, di tutti gli, gli strumenti e della composizione soprattutto e, era per me una guida eh, importantissima e naturalmente la sua eh, dipartita così abbastanza diciamo, eh, subitanea. Insomma, Rota non aveva che 66 anni quando morì. Fu diciamo un, uno shock per me perché ero abituato, pensavo che Nino Rota fosse immortale, invece <ride> purtroppo lui morì nel 1979, io avevo 22-23 anni. E quindi ehm, lui mi indirizzò, devo dire, alla musica barocca, perché quando ehm, io avevo appena, ero appena diplomato in violoncello avevo cominciato a studiare il violoncello barocco e lui era molto interessato a questa prassi esecutiva, interessato non in maniera superficiale, ma cercava veramente di comprendere quali erano, qual era la prassi, diciamo, quali erano le differenze eh, nell'articolazione, nel modo di... Di svolgere una frase nei colori, nel colpo d'arco, nella maniera di tenere lo strumento, quindi eh, diciamo fu in qualche modo anche eh, indirizzato. Eh, credo che eh, diciamo, probabilmente se fosse eh, vissuto più a lungo mi sarei anche interessato un po' più approfonditamente della composizione, cosa che poi a un certo punto ho dovuto. juego uh, fuerza abandonar, pero naturalmente me ha servido para capir la armonía el contrapunto, todas estas cosas Volviendo un poco a su grupo y Turquini, perdone por este giro pero no quería dejar pasar que nos contara algo de Nino Rota me gustaría preguntarle, dado que es eh, como decíamos, un repertorio eh, nuevo, entre comillas un repertorio que se va a volver a interpretar en in tiempos modernos ¿dónde encontrar unos modelos e interpretativi che non sirvano eh, dal punto di vista vocale o strumentale per abordare questa musica? Sì, beh, più che un, um, un modello, naturalmente noi quando eravamo giovani ascoltavamo tutti e eh, avevamo anche la possibilità, suonando tutti insieme, quando ancora non era nato il gruppo, cioè con, con tutti eh, i musicisti che ho citato poc'anzi. Uh, naturalmente avevamo modo nei festival di incontrare uh, uh, interpreti uh, più grandi di noi che avevano già fatto una certa strada e parlo per esempio non so soprattutto di uh, di Savaldi, William Cristi. Uh, naturalmente uh, forse il musicista a cui sono uh, più legato da un punto di vista estetico è senza dubbio Cristi perché uh, Cristi in quel periodo uh, definì in qualche modo eh, la tecnica vocale eh, giusta per il barocco, diciamo. Trovo eh, appunto che quello che ha costruito Cristi con, eh, con il, il suo gruppo, soprattutto all'inizio all'Esaar Florissant, eh, era un, un metodo e uno stile... E eh, diciamo, molto differente da quello inglese e eh, con un suono diciamo, più mediterraneo e più giusto per la musica antica. Quindi diciamo, se proprio c'è un modello ma in realtà non c'è un modello è, è William Christie. Eh, perché io mi sono interessato a questo repertorio? Beh, soprattutto come dicevo poc'anzi era mh, perché... Eh, Uh, Napoli, che era la, uh, la città più popolosa in Europa nel Settecento e una delle più grandi città insieme a Parigi e Londra, non aveva un gruppo di musica antica in quel periodo che si interessava sistematicamente uh, diciamo, del suo repertorio. Uh, naturalmente il lavoro è stato un lavoro massacrante perché bisognava conoscere dal nulla. Uh, un repertorio che era sepolto nelle biblioteche e non solo, uh, ma anche da un punto di vista musicologico, sepolto anche da un punto di vista archivistico, quindi anche da un punto di vista storico. E c'è un'altra questione un po' più generica, ma che mi piacerebbe che ci parlasse, e è sulla tecnica di direzione, perché della stessa forma che un direttore che vuole abordare un repertorio romantico, classico del SILO XX, Eh, hay escuelas, se puede estudiar, hay una tradición, digamos, de estudios y de enseñanza de esa técnica en el repertorio barroco. Eh, no sé si, si eso existe, si es posible, más aún cuando la figura del director, como tal, a veces es inexistente en estos repertorios. Sí, no es propio vero que era inexistente. Comunque, yo eh, ci tengo a decir esto: que si la técnica de di dirección. Eh, sia la tecnica vocale soprattutto è una e una sola, nel senso non è che per studiare eh, diciamo, il repertorio barocco necessita di imparare una tecnica nuova, cioè necessita di capire eh, come ottenere eh, certe cose con, eh, con la tecnica vocale. Ecco, la respirazione per esempio, che è la, prima cosa, più, la cosa più importante per un cantante, è eh, unica, cioè la respirazione diaframmatica la devono avere sia i cantanti di musica barocca sia, sia quelli che eh, fanno un repertorio tradizionale. Naturalmente ci sono delle differenze, per esempio il, il cantante di musica barocca userà molto più un'articolazione di glottide eh, e quindi deve imparare diciamo, ad avere eh, un'agilità un, un più più fitta, cioè molto più eh, complicata da emettere. Eh, ma a, a parte questo, dico anche la tecnica di direzione d'orchestra, io ho dovuto studiare direzione d'orchestra per dirigere il mio gruppo e credo che poi differenze grandi non ci siano. È vero anche che in questo repertorio molti direttori si improvvisano e magari eh, spesso... Diciamo fanno una fatica eh, dieci volte più grande perché poi bisogna in realtà eh, conoscere anche in questo senso la tecnica di direzione, che è una tecnica di farsi comprendere. Naturalmente eh, il direttore eh, d'orchestra tradizionale spesso fa due prove e, e poi fa il concerto. Eh, diciamo, noi tendiamo a provare molto di più perché secondo me, e questo dovrebbe essere lo stesso per un repertorio romantico contemporaneo, il grosso del lavoro eh, eh, avviene non durante il concerto ma durante la concertazione. Se questa concertazione è ridotta pochissimo eh, diciamo, sarà forse mh, dovuta all'ipnosi, non lo so, però eh, comunque... Eh, il prodotto non sarà eh, straordinario secondo me, perché le prove eh, servono soprattutto a creare un eh, una conoscenza prima di tutto tra l'orchestra e il direttore e poi ci vuole un tempo eh, umano diciamo, per, eh, per capirsi e poter eh, diciamo, dialogare e costruire qualcosa di interessante insieme. Solo decía un poco, bueno, evidentemente que sí que existe la figura del director. Eh, me refería no como tal a lo mejor en, en frente a una orquesta o de, dirigiendo desde un clave o desde un violín, pero es cierto que eh, hay grandes músicos, grandes intérpretes eh, que producen, bueno, desde mi punto de vista, logros bastante interesantes. Y voy a citar uno a Gerbege, que al verle a uno dirigir realmente sorprende eh, la técnica tan particular que tiene, ¿no? Eh, sì, è, mh, è vero anche che a, mh, molti eh, direttori di gruppi di musica antica, eh, diciamo in qualche modo, hanno usato il loro gruppo per poi fare una carriera di direttore d'orchestra, diciamo, invitati in varie orchestre sinfoniche. Ehm, io ehm, dirigo eh, ultimamente ho diretto l'orchestra real de, de, de Galizia alla Corugna che è un'orchestra abbastanza seria e, e dirigo anche a pochissime altre orchestre sinfoniche io non amo molto eh, dirigere gruppi che non, sono, che non è quello mio insomma eh, proprio per questo motivo nel senso che mh, col mio gruppo io ottengo con poco tempo con minor tempo e con più efficacia delle cose che magari otterrei con molta fatica e con un piccolo punto interrogativo con altri eh, ensemble, soprattutto con le orchestre moderne. Eh, devo dire che ho avuto anche degli incontri felici, per esempio, quello con l'Orchestra Reale della Galizia è stato un, un incontro. Ehm, di, diciamo ab abbastanza eh, piacevole proprio perché c'era un desiderio di eh, fare eh, eh, musica antica secondo un certo criterio. Naturalmente, però, un'orchestra sinfonica non potrà mai sostituire uno, un gruppo di musica antica che ha dedicato vent'anni della propria vita a, a, a studiare, non so, il violino barocco o il flauto o lobo è classico, insomma. È eh, diciamo, un tentativo di rendere fruibile questa musica a eh, diciamo, una platea più estesa e su questo sono d'accordo. Però trovo che non si può eh, ottenere lo stesso risultato con un'orchestra sinfonica. Al mismo tiempo, la figura del director en un repertorio y en una música como la que usted aborda parece inseparable, no se puede separar de la investigación musicológica o incluso de labores como eh, propiamente empresariales o de búsqueda de, con, continuamente de nuevas ideas. ¿Cómo se conjugan todas estas tareas y cómo se encuentra tiempo para llevarlas a cabo? No? Sí, no. Laura. Allora, um Eh, diciamo, l'investigazione musicale è una cosa che a me ha sempre interessato. Cioè, io ho sempre lavorato anche come musicologo, anche se ho un musicologo di riferimento che ha lavorato dall'inizio con me, che è Dinko Fabris. Eh, il lavoro di ricerca per me è un lavoro entusiasmante. Eh, non voglio dire quasi mh, dico, o, eh, superiore a quello dell'esecuzione, ma nello st allo stesso livello. Per me eh, scoprire musica nuova e portare alla luce delle cose è un, una gioia incredibile, eh, per cui ho sempre lavorato su questo doppio eh, binario. Naturalmente eh, all'inizio era molto eh, più semplice perché c'era una, una propensione proprio alla ricerca, alla conoscenza, anche da parte di chi dirigeva eh, non so, i festival o diciamo, le stagioni di concerto che invitavano. Uh, anche ultimamente c'è stata un'inversione di tendenza, cioè quella di creare dei, dei, mh, dei must sui quali non si può, diciamo, uh, si, ci si concentra in maniera diciamo, certe volte anche un po' insistente, per esempio, come uh, sulle opere di Vivaldi o per esempio su Handel, e magari tralasciando tanti altri compositori che meriterebbero di, di essere conosciuti. Uh, per esempio, io ammiro molto quello che si sta facendo adesso in Spagna sul repertorio spagnolo, che un, è una cosa importantissima e che sta riscoprendo dei capolavori straordinari, uh, come, ha fatto per, come hanno fatto, per esempio, gruppi come, uh, come Saval, come uh, Lopez Ibanzo, come altri uh, direttori. Diciamo, il mio lavoro all'inizio fu molto complesso perché uh, riuscire a uh, eh, diciamo in qualche modo a lavorare sul repertorio sconosciuto non è stato facile. In più bisogna dire che eh, mentre il Settecento napoletano era in qualche modo, anche se in minima parte conosciuto, eh, come per esempio possiamo parlare di autori come Pergolesi che sono, di, di, sono autori diciamo, conosciuti in, in tutto il mondo, la cosa difficile è stato lavorare sul repertorio Seicentesco, perché sulle, sulle, storie del, sulle storie della musica, sui libri, sui manuali di storia della musica c'erano i nomi di questi compositori, ma mai nessuno aveva ascoltato nulla. Eh, in più tutti conoscevano anche lo sviluppo incredibile che ha avuto nel Settecento la scuola napoletana, influenzando addirittura le opere italiane di Mozart. Eh, anticipando per tanti anni il classicismo eh, così come stile, insomma, prima ancora della scuola di Mannheim e, e quindi influenzando poi tutti i compositori di tutto il mondo eh, con eh, l'opera, diciamo, napoletana. Ma l'interrogativo che io eh, mi sono posto molte volte era questo. Uh, come può essere nata una scuola napoletana così importante, uh, un sistema didattico straordinario come era quello di Napoli? Non dimentichiamo che la parola conservatorio, nel senso musicale che noi uh, riteniamo oggi, uh, nasce a Napoli. L'organizzazione didattica della musica nasce a Napoli con i quattro conservatori che erano i poveri di Gesù Cristo, la Pietà dei Turchini, eh, Santa Maria di Loreto e il Santo Onofrio erano dei conventi che avevano un'organizzazione musicale straordinaria e producevano musicisti, cantanti, copisti, compositori, eh, castrati che poi invadevano le corti di tutta Europa dalla Spagna all'Inghilterra, se si pensa solamente che l'orchestra di Endel era formata al 30-40% da musicisti napoletani, le due orchestre eh, rivali che esistevano a Londra nei vari teatri d'opera. Naturalmente tutto questo doveva avere delle radici molto importanti e nessuno conosceva queste radici. Il, il lavoro più grosso è stato capire questo fil rouge. Che legava questi musicisti dalla fine del Cinquecento eh, ai primi del Seicento, quando inizia la seconda pratica monteverdiana a, eh, a Napoli, fino ad arrivare, eh, diciamo, ai primi del Settecento, quando eh, a Napoli arriva a Scarlatti. Ecco tutto questo. Era eh, praticamente sconosciuto. Naturalmente, son, sono emersi musicisti del calibro di, di Provenzale, di Caresana, di Veneziano, di altri tantissimi musicisti che ancora non si conoscono. Eh, tutto questo naturalmente ha, eh, è, diciamo, è stato, eh, ha provocato diciamo, un, un lavoro eh, immenso e un lavoro molto capillare. Anche da un punto di vista musicologico, non solo, ma anche da un punto di vista organizzativo, cioè far capire alla gente, non solo italiana, che è la più, diciamo, refrattaria a questo repertorio oggi, ancora oggi, ma a tutto il mondo, a tutta l'Europa, che era un repertorio eh, straordinario e interessante. In questo io ho avuto un, un grandissimo aiuto. Uh, sia dal, dalla prima casa discografica che si chiama la Sinfonia e poi soprattutto da una uh, donna straordinaria che dirigeva una piccola ca casa all'epoca discografica a Parigi che era la Opus 111, op Opus 111 che ha creduto molto in questo repertorio e, eh, con, con, e con questa casa abbiamo cominciato a incidere fino a incidere credo 20 dischi che partivano appunto dal primo Seicento fino alla, alla fine del Settecento. Diciamo questo poi ha contribuito molto alla, alla diffusione di questa musica in, in tutto il mondo. Parlando ecco. un poco già della musica in sé, sí, eh, di questo repertorio barocco napoletano de los siglos XVII e XVIII, quali serían le caratteristiche distintive che aporta rispetto alla musica europea contemporanea? Sì, beh, eh, <coughs> su questo io cito sempre un, un viaggiatore eh, francese eh, che ehm, ebbe proprio come incarico, eh, della, nella prima metà del Seicento, di visitare tutte le città italiane e di dire esattamente eh, quello che succedeva in ogni città. E, e quello che lui riferisce su Napoli è abbastanza. Eloquente per quanto riguarda lo stile con cui ho affrontato questo repertorio, eh, nel senso che ehm, lui diceva a Napoli rispetto a Roma si canta con molta più incisività e anche certe volte anche con molta veemenza, anzi quasi sfiorando la rozzezza: nel senso eh, che ehm, eh, la, eh, si pronunciava molto il testo. E si esasperavano appunto i, i ritmi che molto spesso anche nella musica eh, liturgica, nella musica sacra, erano tempi e, e, e stili e stilemi, devo dire, che si usavano anche nella musica profana, non solo, ma anche nella musica eh, della tradizione eh, popolare. Eh, tutti questi elementi eh, sono. Eh, mh, si sono fusi in qualche modo creando uno stile tipico che è quello napoletano eh, che eh, poi si svilupperà soprattutto nel, nel secolo XVII. E quali sono le caratteristiche, los fattori che confluyen nel Napoles del XVII e XVIII? che tenga luogo e eh, che nascano figure talentos come Carezzana, Carezzana o Provenzale? Beh sì, questo è, è, molto di, è un discorso molto lungo, nel senso che mh, si può affrontare così a spicchi, possiamo dire, in qualche modo. Eh, possiamo eh, parlare per esempio eh, di due figure principali del Seicento. una è quella di Cristoforo Carezzana, Cristoforo Carezzana era... Un, ehm, eh, un musicista eh, nato a Venezia eh, che da bambino ha partecipato come voce bianca in un'opera di cavalli in un teatro veneziano, che a soli 14 anni è venuto a Napoli. Per, ehm, per studiare la musica napoletana e diciamo al seguito di un suo maestro che si chiamava Pietro Andrea Ziani, che era veneziano, e fu maestro di cappella per un certo periodo a Napoli. E Cristoforo Carisana è un compositore eh, che ha una dicotomia particolarissima, nel senso che eh, la sua eh, produzione si distingue in una produzione per il Natale e l'altra una produzione eh, classica di un compositore che scrive per la di musica sacra, quindi che ottempera a tutti gli impegni che uh, queste cariche comportano. Uh, in, in queste cantate napoletane veramente eh, eh, la cosa più curiosa è questa commissione che c'è tra ehm, eh, la musica della tradizione popolare e la musica eh, colta, possiamo dire. Naturalmente, mentre in Spagna per esempio la settimana santa è un periodo estremamente sentito, un periodo estremamente ricco da un punto di vista liturgico, eh, a Napoli forse il Natale è ancora più importante. Eh, noi tutti sappiamo che Napoli ha una grandissima eh, tradizione presepiale. La via dove io abito, eh, per esempio, è una via eh, dove ci sono tutti gli artigiani che costruiscono le statue per i, per i presepi. E, e, naturalmente il presepe napoletano è un presepe particolare dove c'è anche il male, c'è anche il demonio, c'è anche, eh, anche la parte, diciamo, eh, la contrapposizione del bene. Quindi e queste cantate sono costruite esattamente con i personaggi eh, del presepe. Questa tradizione eh, del presepiale napoletana è una tradizione eh, che eh, ha delle radici profondissime nella tradizione popolare, che fino a pochi anni fa, fino a vent'anni fa... Eh, continuava ad esistere nelle feste tradizionali e, e, e nei periodi delle feste patronali per quanto riguardava i santi e, e invece per quanto riguarda la natività continuavano a, a sopravvivere, sia pur con grande difficoltà. Naturalmente è eh, es esistita questa tradizione di. Eh, di, di rappresentare il Natale con eh, personaggi popolari e personaggi colti, come può essere, non so, eh, l'angelo e la Madonna, ma anche i pastori e anche personaggi profani che facevano parte del presepe. Eh, tutto questo naturalmente eh, costringeva Cristoforo Carezana veneziano a tuffarsi eh, in un mondo eh, totalmente strano a lui. E quindi in un mondo napoletano lontanissimo da quello veneziano, e a diventare il più napoletano dei napoletani, nonostante fosse nato a Venezia. Mm -hmm. E naturalmente, ascoltando queste cantate, si può capire. Eh, L'altro lato della produzione di, di Caresana, è invece, è una, produ una produzione di eh, carattere eh, contrappuntistico assai dotto. È assai assai complesso, sia da un punto di vista ritmico, esistono delle composizioni a 7, 9, fino a 16, fino a 32 voci, ehm, perché a Napoli c'era una grandissima tradizione policorale eh, dove ehm, eh, la tecnica contrappuntistica, ed era la tecnica comunque che eh, avevano eh, ereditato i musicisti del periodo di Caresana da Gesualdo e da tutti i madrigalisti. Una tecnica contrappuntistica assai spinta, ass assai eh, complessa, e, e quindi tutto questo eh, sembra scritto da due compositori diversi. Quindi, da un lato, eh, la parte eh, diciamo contrappuntistica e liturgica è, è, che, che è molto diciamo, diversa da quella eh, della sacra rappresentazione natalizia e delle, delle opere di Carisana. Quindi già questo. Ci fa capire come è complessa eh, la, una, una spiegazione capillare di tutto ciò che avveniva a Napoli nel Seicento. Teniamo conto anche che è una città che aveva 500 chiese, 300 conventi, eh, in alcuni momenti della sua storia 3 o 4 teatri funzionanti, oltre le accademie che si tenevano eh, nelle. nelle case patrizia nella casa dell'aristocrazia dell napoletana. Quindi tutto questo chiedeva tanta musica, eh, anche le processioni per ogni santo che, era, che rappresentava una di queste 500 chiese, eh, gli stessi conventi femminili chiedevano eh, della musica riservata per loro. E diciamo che tutto questo eh, produceva soprattutto nel 600 un'organizzazione un, 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 un anche interna dei musicisti che prediligevano, eh, per esempio faccio il caso di Caresana, Caresana oltre alla musica liturgica, appunto ho come ho detto prima, eh, era il musicista accreditato per festeggiare il Natale e quindi... Quando arrivavano le festività del Natale, eh, Caresana produceva 5, 6, 7 rappresentazioni per Natale che venivano fatte al Palazzo Vescovile, venivano fatte in, in altri, eh, nei, nei, nelle sagrestie delle chiese, nei palazzi patrizi. Teniamo conto anche che un terzo dell'abitazione degli abitanti di Napoli era eh, eh, di natura ecclesiastica, quindi... Uh, il 30% erano sacerdoti, preti, diaconi, abati. L'altra figura interessante del 600 napoletano è Francesco Provenzale, che è considerato il padre dell'opera dell napoletana. E di fatti anche qui possiamo capire quanto la musica popolare abbia influito anche su questo settore. Uh, nei primi anni eh, del 600 verso il 1630-40. L'opera si affaccia per la prima volta a Napoli, eh, ma è un'opera un di eh, tradizione veneziana. Le opere di, di Cavalli eh, e di Sartorio, per esempio, venivano rappresentate a Napoli, ma trasformate dai musicisti napoletani. Eh, si sospetta anche che Caresana sia stato, eh, che Provenzale, pardon, sia stato eh, eh, probabilmente nei primi anni, negli, negli anni della gioventù di cui non abbiamo purtroppo notizie, a bottega da cavalli probabilmente o abbia avuto un, un canale preferenziale appunto con Venezia. Come venivano trasformate queste opere? La stessa incoronazione di Poppea che noi abbiamo a Napoli è molto diversa da quella veneziana. Eh, prima di tutto veniva arricchita molto da arie con, con strumenti, quindi una necessità di avere un organico più, eh, più ampio da un punto di vista strumentale, e poi, soprattutto, eh, nel, nell'amplificare le parti comiche, perché il teatro napoletano era un teatro. Eh, che eh, veniva appunto dalla tradizione della commedia dell'arte e eh, naturalmente questi personaggi non solo eh, quando arrivava l'opera a Napoli e le parti comiche venivano in qualche modo ingigantite ma veniva anche trasformato il libretto e questi eh, eh, personaggi cantavano nella lingua eh, del, del regno eh, di Napoli cioè il napoletano e in alcuni casi anche eh, Soprattutto i cantanti che cantavano in chiave di basso, eh, in calabrese in alcuni casi. Naturalmente è stato difficile per Napoli poter eh, avere, eh, creare un'opera autoctona, eh, visto anche comunque le influenze eh, veneziane nella prima parte del Seicento. Eh, fu proprio provenzale che eh, scrisse eh, le prime opere con una caratteristica ben precisa, come quelle che vi ho detto prima. Ed era un'opera in realtà di carattere religioso, che potrebbe essere confusa eh, come un oratorio, in realtà è un'opera vera e propria. L'unica cosa che ha eh, come argomento la vita di Santa Rosalia, e parlo della colomba ferita che abbiamo anche seguito qui a Madrid, al teatro della Zarzuela. Quest'opera in realtà ehm, presenta eh, delle caratteristiche tipiche della scuola napoletana, come dicevo questa influenza grandissima eh, delle parti popolari, delle parti comiche e eh, molti numeri d'insieme, cosa che l'opera eh, seria veneziana tendeva a ridurre il più possibile. E, eh, naturalmente questo lo ha potuto fare perché... Provenzale ha trovato un circuito eh, eh, vuoto che era quello del teatro religioso. In realtà si tratta come struttura, come ripeto prima, proprio di un'opera eh, profana. C'ha anche personaggi comici, personaggi buffi, nutrici, servi. Eh, questo era perché il, questo 30% della popolazione eh, napoletana, che erano degli ecclesiastici, non potevano naturalmente eh, presenziare, eh, al, eh, partecipare alle rappresentazioni in teatro. Era sconveniente che eh, dei preti, dei sacerdoti, dei vescovi potessero andare poi a teatro. Quindi queste erano rappresentazioni destinate... Uh, soprattutto al clero, ma non solo, ma anche a una parte dell'aristocrazia e anche a una parte del popolo. Non conosciamo esattamente il luogo dove questa, questa musica è stata, uh, è stata eseguita. Uh, probabilmente si tratta di teatri allestiti, uh, diciamo in, uh, in palazzi vescovili, per esempio, o in grandi palazzi dell'aristocrazia napoletana. Usted antes se ha referido a ellos, a los conservatorios, que parece que son una clave en el contexto musical de al menos del 17 eh, y parecen, desde luego, un verdadero hervidero de experiencias musicales que puede llamar la atención en contraste a lo mejor con nuestra formación más institucionalizada, donde hay menos, incen donde men menos incentivos, <laughs> menos propuestas de los propios alumnos eh, por, por interpretar, por representar música. E naturalmente sì, anche nella mia classe io eh, cerco di dare un canale preferenziale diciamo, alla musica eh, napoletana, sempre tenendo conto che ci sono dei capisaldi da studiare continuamente, che sono per esempio Monteverdi. Poi non ho parlato anche di una caratteristica eh, mh, diciamo, importante della produzione napoletana e soprattutto del Seicento il legame eh, enorme che Napoli ha con la Spagna. Naturalmente questi compos compositori, e mh, soprattutto appunto Caresana, anche provenzale, anche veneziano, sono compositori bilingue, cioè loro parlavano perfettamente lo spagnolo, perché Napoli è stata per 400 anni eh, una provincia del. Eh, anzi, prima è stato un regno aragonese nel 400, che è stato il, probabilmente eh, l'epoca d'oro di Napoli da un punto di vista. Eh, Artistico, da un punto di vista storico, sociale, eccetera. E poi soprattutto col viceregno spagnolo che, che mh, cominciò appunto con Carlo V eh, fino ad arrivare al eh, 1707, dove poi ci fu un ventennio austriaco e poi tornarono i Borboni di Spagna che diventarono Borboni di Napoli. Quindi diciamo che Napoli ha un legame, posso dire, addirittura più forte con la Spagna che con la stessa Italia. Eh, non fosse altro che questi compositori parlavano eh, fluentemente, correntemente spagnolo e scrivevano anche in spagnolo. Mi è capitato spesso, per esempio, di trovare eh, un, una composizione, per esempio c'è un confitebor di Carisana dove c'è scritto prima in spagnolo en su manos en su ojos. Oppure altre frasi di questo genere. E, adesso, per esempio, con i miei allievi del secondo livello eh, stiamo lavorando su un, eh, un manoscritto molto importante perché si tratta di de una delle prime serenate di cui noi abbiamo diciamo, la musica. È, è un, una composizione del 1620, scritta appunto. Per una festa eh, che si teneva su delle chiatte sul mare a Posillipo, che è un quartiere di Napoli sul mare molto bello, dove eh, appunto l'aristocrazia eh, eh, um, um, andava in queste ville per, per villeggiare, per trascorrere l'estate. Questa serenata è scritta da alcuni compositori che erano attivi soprattutto nella prima metà del Seicento e sono i compositori che introducono per la prima volta la pratica del basso continuo eh, e quindi la seconda pratica monteverdiana. Molti di questi testi cantati sono scritti in spagnolo, per esempio, e hanno una grande. Eh, Uh, un grande legame anche stilistico con la musica che veniva eseguita in Spagna in quel periodo. Quindi tutto questo continua per tantissimi anni e mh, purtroppo non si è mai studiato abbastanza uh, questi legami fortissimi che ha Napoli uh, appunto con la Spagna e soprattutto una cosa molto interessante è che si dovrebbe in qualche modo considerare anche un patrimonio spagnolo oltre che italiano. todo este repertorio. Hasta hace poco eh, apenas sabíamos, o por lo menos no habíamos podido escuchar músicas de estos compositores que está citando continuamente como son Cristofaro Calesano eh, o Provenzale. ¿En qué medida han cambiado nuestra visión de la música eh, europea del 17? Eh, Sobre todo son compositores que por certi versos tienen un coté, digamos, un poco... Eh, conservatore se vogliamo, soprattutto da un punto di vista formale all'inizio, ma poi soprattutto per quanto concerne l'espressività e lo sviluppo della melodia, sono compositori che sono molto più avanti eh, rispetto ad altre scuole eh, italiane. Naturalmente in questi musicisti noi vediamo la, le, ra le radici di tutta una scuola che poi si, si svilupperà in maniera straordinaria. Per dire una tappa importante, lo Stabat Mater di Pergolesi, lo Stabat Mater in realtà che inizia con questi ritardi di seconda, eh, in realtà è uno stile, una composizione, è uno stile di, di, di scrivere. Cioè, lo Stabat Mater in realtà è un, una composizione come una forma sonata. Eh, noi ritroviamo questo procedimento di seconde ritardate o di armonie estremamente complesse già negli Stabat Mater precedenti il più lontano nel tempo ehm, eh, l'ho trovato in una composizione che sicuramente è databile nel, mille, nel 1650 quindi siamo 86 anni prima dello Stabat Mater di Pergolesi ed è di Giovanni Salvatore che è uno dei più grandi compositori a, a cavallo tra la prima e la seconda metà del Seicento, una generazione prima di quella di Provenzale Caresana. Anche in Provenzale troviamo, per esempio, nella Lacrimosa della Missa De Funtorum un procedimento analogo e anche nei compositori che verranno dopo. Quindi diciamo che lo Stabat Mater diventa in realtà non un testo da musicare, ma una maniera, una forma. Su cui, eh, diciamo, que se si tramanda por tradición o por generación. Eh, me gustaría que escogiera una pieza de todas las que ha podido eh, redescubrir con su grupo. ¿Cuál es, cree usted, su, eh, o al menos una o dos, cuál es su contribución más importante o qué obra más, más interesante ha podido redescubrir con su grupo? Allora, eh, questo è molto difficile allora, <ride> eh, una sicuramente è un compositore del settecento che è stato ingiustamente eh, considerato un minore in realtà è, molto, è un compositore molto più interessante di Pergolesi ed è eh, Leonardo Vinci eh, io anzi ho avuto eh, grazie a questo compositore delle grandissime soddisfazioni perché prima di tutto Uh, abbiamo cominciato a interessarci a questo compositore uh, quando abbiamo scoperto delle cantate uh, che abbiamo poi eseguito ad Aranjuez uh, qualche anno fa, delle cantate di Vinci con dei testi uh, spagnoli. In, in realtà questo testimonia anche la diffusione che questa musica aveva in, però Leonardo Vinci in realtà è un compositore che, che possiamo considerare l'Endel napoletano il compositore più vicino a Endel è quello che possiamo sia come, come uh, mole di, 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 di uh, così com così com quantità di opere che esistono uh, e sia diciamo come eh, come stile in qualche modo. Naturalmente Vinci è un compositore mediterraneo e quindi eh, sviluppa ancor più che Handel, eh, diciamo, eh, la melodia nel senso che poi eh, diventerà lo stile classico. Diciamo che è un protoclassico e eh, nello stesso tempo però è un compositore eh, che ha eh, ehm, Semplificato in qualche modo anche lo stile contrappuntistico, per esempio, di altri suoi compositori coevi come Leonardo Leo. Eh, di Vinci. Io ho eseguito, oltre che queste cantate, un'opera che anche mi ha eh, dato anche: eh, mi ha permesso anche di, 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 di visitare. Eh, di, di suonare, per esempio, i Berliner Philharmoniker, al Palau della Musica, e, per esempio, Zitengalera Galera, che era l'opera buffa, l'unica delle 32 opere superstiti di, di Leo eh, del repertorio comico. Invece esistono ancora tutte le opere eh, serie, la maggior parte, e una di queste l'abbiamo eseguita in Spagna, abbiamo anche vinto un premio molto importante in Spagna che è quello di Oviedo Il Campo Amor. Ed è partenope di, di Vinci, e l'abbiamo eseguita in Spagna. e Continuiamo a eseguirla il primo maggio a Murcia. Mi sarebbe piaciuta farla a Madrid, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a portarla, ed è eh, veramente una produzione teatrale straordinaria, ricchissima, con, eh, con degli intermezzi comici molto divertenti. Dove c'è appunto anche Pino De Vittorio, che è un mio collaboratore storico. Questo ecco, per quanto riguarda il 700, forse questo è il compositore che è più vicino a me, e, e poi posso dire tutta l'opera di Caresana e di Provenzale, ma eh, ogni volta che io affronto un repertorio trovo: ah, questo è straordinario, questo mi piace <ride> molto di più. Gli ultimi dischi che abbiamo fatto con questa casa discografica Glossa sono per me due dischi molto importanti uno e Caresana eh, sono altre cantate napoletane, eh, natalizie che abbiamo eseguito all'Auditorium di Madrid e poi l'ultimo che sta per uscire in questi giorni che si chiama Tenebre, un disco dedicato alla Settimana Santa, e sono lezioni appunto dei notturni, delle tenebre. E, ehm, la maggior parte di questi destinati al, ai conventi femminili di clausura e ascoltando questi dischi possiamo capire il livello tecnico che eh, era diffuso a Napoli non solo nei, eh, nelle cappelle principali o nei teatri, ma anche nei conventi di clausura dove per esempio le due lezioni di Gaetano Veneziano sono impervie da un punto di vista ritmico, tecnico per il canto e nemmeno tanto facili per gli strumenti. Quindi vuol dire che eh, eh, mm, si era raggiunto un tale apice sia tecnico che compositivo e fruitivo di questa musica eh, a Napoli nel 6-700. Che ormai diciamo non abbiamo più nemmeno le vestigia di questo oggi come oggi. Insomma. E a dia di oggi, quanta musica napoletana di questi sigli possiamo dire che conosciamo? Quanta nos falta per scoprire? Siamo nella punta dell'iceberg? O... Ah, penso che eh, è tantissima. Veramente <ride> il repertorio napoletano è terminato. È terminato anche perché ci sono delle biblioteche che sono completamente chiuse. E dove io sono riuscito a entrare raramente e, diciamo, in maniera molto eh, roccambolesca, posso dire. E una di queste è quella dei Girolamini, che è ancora chiusa e che si spera adesso con una catalogazione, e lì, per esempio, c'è tutto il Seicento eh, sacro. Dopo il terremoto questa biblioteca fu chiusa, del terremoto del 1980 che devastò la città di Napoli, questo ehm, convento e questa biblioteca fu chiusa, per, appunto ancora oggi è chiusa. Naturalmente ehm, non solo a Napoli si trova questa musica, per esempio io ho trovato mh, musiche di Caresana nel fondo Noseda a Milano. Eh, anche di provenzale, anche alla Biblioteca Nazionale di Parigi, anche nelle biblioteche tedesche, quindi questo testimoniava che non solo il Settecento era il secolo della grande diffusione musicale napoletana, ma lo era in, anche se in parte minore rispetto al Settecento nel Seicento. Cambiando un po' di tema, mi gustaría fare una domanda in eh, relazione un po' al momento che stiamo vivendo. Stiamo vivendo una epoca di crisi, la cultura. Se está rebajando sensiblemente cada vez más, apenas hay jóvenes en, los, en las salas de conciertos, eh, las discográficas venden pocos discos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta crisis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos atraer a gente? Eh, ¿Cómo podemos integrar esta música en la sociedad? Eh, Sobre todo la escuela es importantísima. Naturalmente tutto questo rema contro di noi per quanto riguarda per esempio i mass media, eh, le televisione, le, la televisione per esempio è un nemico acerrimo di questa musica perché così come lo è anche del teatro, di prosa, cioè non parlo solo com del, come lo è anche per l'architettura, la, per la pittura. Eh, io diciamo in Italia si vive una situazione eh, tremenda in questo momento anche da un punto di vista proprio... Uh, politico. Uh, Italia e la cultura sono stati uh, spaventosi e uh, com comunque c'è anche un, un grande handicap uh, in Italia, ci sono troppi teatri lirici che fanno naturalmente un repertorio già visto, questo non avvicina i giovani ma li allontana perché eh, naturalmente il grande pubblico vuol vedere Tosca, Lelisir d'amore, eccetera, però eh, probabilmente la nuova generazione forse sarebbe più vicina, e questo lo si vede nelle sale da concerti, alla musica contemporanea o alla musica antica. Eh, di questo non si tiene molto conto e, e naturalmente che cosa produce? Io non conosco bene la situazione eh, spagnola, so che è un, è un periodo di crisi per tutta l'Europa, non solo per la Spagna, ma io credo che in tutte le altre le, le nazioni eh, ci sarà una, una ripresa, una, una crescita, una, una ripresa veloce nel momento in cui questa crisi si assesterà. In Italia penso che sia molto più lento perché appunto questi teatri lirici in realtà sono delle macchine sindacali eh, feroci e che naturalmente eh, tolgono quasi il 90% delle pochissime eh, sovvenzioni che sono destinate in Italia alla musica per creare poi in realtà tre o quattro produzioni annue. Quindi, diciamo, questo è un. Eh, tutto questo però mi fa eh, pensare molto a un altro periodo. Eh, naturalmente, questo eh, salvataggio eh, in extremis di tutti i teatri lirici che avviene in Italia mi ricorda un po' quello che è successo in fondo nell'Ottocento. Nell'Ottocento, no? eh, alla nascita del Bel Canto, e quindi. Eh, da dopo Rossini in poi tutto si concentrò sull'opera e questo fece sì che per esempio sia la musica da camera che la musica sinfonica eh, quasi eh, scomparvero in Italia per, dar, eh, eh, per dare eh, praticamente spazio quasi esclusivamente all'opera questo succederà e sta succedendo in Italia dove stanno chiudendo tutte le orchestre sinfoniche non ci sono più eh, soldi per la musica antica, già ce n'erano pochi. Eh, per la musica contemporanea, per la musica da camera in genere. Eh, tutto questo sta succedendo esattamente come eh, succedeva eh, due secoli fa. Ecco, quindi. Mh, io trovo che eh, se ci sarà una rinascita, questa rinascita sarà eh, molto più veloce da questo punto di vista negli altri paesi, molto più dolorosa sarà in Italia. Crede talvez, a lo mejor che una medida seria buscar nuevas fórmulas basadas en financiacion privada en vez de est estar a merced de los presupuestos de cultura como pueden tener lugar en otros paises? Sì, eh, però dobbiamo anche dire che nel Rinascimento, nel Barocco, anche nell'Ottocento, eh, diciamo, le persone ricche erano persone di buon gusto e oggi diciamo, le persone ricche molto spesso, purtroppo, ahimè, eh, non sono persone eh, che amano la cultura oppure magari ecco, possono sovvenzionare un defilé di moda oppure un artista eh, che è diciamo, mass medialmente molto esposto. Ecco. E poi c'è anche da dire che per esempio ecco, parlo naturalmente per quanto riguarda l'Italia perché io non conosco esattamente la realtà spagnola, ma eh, da noi mh, era in eh, fieri diciamo, una legge eh, che eh, in qualche modo... Eh, detassava le imprese o i privati che volevano investire sulla cultura. Ora tutto questo mh, non è andato in porto e naturalmente già quei pochi che erano intenzionati a sovvenzionare la cultura adesso se ne guardano bene e soprattutto penso che siano molto più interessati a mettere una scritta su una maglietta di un calciatore che non su diciamo un programma da, da concerto.